Ciao a tutti e benvenuti nella mia nuova lezione del 19 maggio del 2020. Oggi è il giorno numero 75 di sospensione delle attività didattiche in sede. Continuiamo il nostro percorso storico che ci porterà da Micene alla Polis. Di questo periodo si ricorda un particolare episodio accaduto fra il XIII e il XII secolo. Si tratta dello scontro fra le città achee e la grande potenza marittima di Troia. La città di Troia e la sua flotta navale bloccava di fatto lo stretto del Fosforo e del Dardanelli, impedendo l'accesso al nostro attuale Mar Mediterraneo, che era la porta per l'Oriente. Questa storia è narrata nell'Iliade, il poema composto da Omero, che seppur presenta diversi elementi di fantasia, narra un evento di particolare importanza storica e il ritrovamento della città di Troia, che avvenne alla fine del 1800, ha confermato questa teoria. L'Iliade e l'Odissea sono i due più grandi poemi epici della letteratura greca antica e sono stati scritti entrambi dallo stesso poeta, di nome Omero. Di questo autore non abbiamo tantissime informazioni. Sappiamo che visse fra il IX e l'VIII secolo a.C. e che compose prima l'Iliade, che narra appunto la storia della guerra fra le città greche e quella dell'Asia Minore di Troia, ma poi compose una seconda opera intitolata L'Odissea, che narra invece le vicende e le avventure di Ulisse nel suo viaggio di ritorno in patria, a Ittaca. All'interno della narrazione vi sono storie e personaggi frutto di una visione mitologica. Per esempio, nell'Iliade si racconta la gesta dell'invincibile Achille e della genialità di Ulisse nel penetrare nell'antica città di Troia tramite lo stratagemma del cavallo. Accanto a episodi reali, coincidono chiaramente numerosi elementi di fantasia. Ma ritorniamo a parlare in generale delle conquiste dei Micenei. I Micenei arrivarono poi fino all'isola di Cipro e laddove non combattevano, si impegnavano alle conquiste grazie alla talassocrazia, il potere del mare, divenendo i padroni dei commerci del Mediterraneo centrale. Si spinsero poi in tutte le direzioni nel Mediterraneo, da est a ovest. Occuparono la Siria, i Balcani, l'Italia meridionale e giunsero fino alla Spagna. Ma adesso andiamo a parlare di quello che fu il Medioevo ellenico. Nel XII secolo, un nuovo popolo invase la Grecia. Si trattava dei Dori, che attaccavano i Micenei in un momento in cui questi erano profondamente indeboliti per vari motivi economici, climatici e anche demografici. L'inizio dell'età del ferro segnò un forte regresso in tutta la Grecia, tanto che viene chiamato dagli storici del Medioevo Medioevo ellenico o età dei secoli oscuri. L'invasione dorica fu prima fronteggiata, poi i popoli che risiedevano in quelle zone si dovettero spostare verso altri lidi. Si registrò inoltre in questo periodo un forte calo demografico, un grande impoverimento economico e anche la scomparsa della scrittura. Sono tutti segni che ci confermano l'involuzione nel tessuto sociale. Fino al 1000 a.C. abbiamo ancora segni della dominazione micenea, ma a partire dal X secolo a.C. i segni di questa attività scomparvero definitivamente. Sopravvisse l'arte della ceramica, tanto importante, e della decorazione in stile proto-geometrico, risalente al XII e X secolo, e geometrico, dal X al IX secolo. I dorici portarono comunque anche delle innovazioni importanti, come per esempio la lavorazione del ferro, che si usava per le armi e che soppiantò ben presto quella del bronzo. A causa dell'azzeramento dei commerci, infatti, si era bloccata l'importazione di metalli come il rame e lo stagno, che erano utilizzati per la produzione del bronzo. In questo periodo l'economia principale
fu la pastorizia e l'agricoltura, anche se in realtà il calo demografico portò una diminuzione della forza lavoro. Anche la scrittura fu quasi del tutto abbandonata e abbiamo pochissime informazioni riguardo alla vita della gente comune. Sappiamo che la società aveva un sovrano che governava un piccolo regno, assicurando il sostegno dei nobili guerrieri con rapporti di vassallaggio. Il vassallaggio era una sorta di relazione che si instaurava fra il principe e il nobile a lui dipendente. Il vassallo era un fedele servitore del signore, grazie al quale poteva avere in dono, per esempio, la terra, oppure altre ricchezze, proprio come riconoscenza per i propri servigi e per la propria fedeltà. Il re, inoltre, aveva delle terre che erano state acquisite secondo le leggi divine, dette tenistes, e per questo prendeva il nome di temenos, cioè terreni comuni e poi recinti sacri. Ma il sovrano non riuscì a gestire questo potere assoluto. La situazione portò a un successivo sviluppo in senso aristocratico delle città-stato che sorgevano lungo la penisola ellenica. Ma questo sarà oggetto di una prossima nostra lezione.